Buongiorno e bentrovati gentili telespettatori di Teleprima ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione, il Prima TG che si apre con il monitoraggio delle regioni come tutti i venerdì, attesa le conferme della cabina di regia con il dato epidemiologico in miglioramento. Sono attesi per oggi i colori appunto pandemici delle varie regioni. Sembra quasi certo il passaggio in zona gialla di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Veneto, cui si aggiungono le province di Trento e Bolzano, una situazione che sta migliorando in tutto il paese. Indubbio la Campania, che oscilla tra la fascia arancione e quella gialla, dovrebbero restare invece nella fascia media di rischio Basilicata, Calabria, Molise e Sicilia. Inoltre la situazione invece non è migliorata per quanto riguarda la Sardegna e la Valle d'Aosta, che dovrebbero restare in zona rossa. Stesso discorso anche per la Puglia, che comunque ha visto ridursi l'incidenza dei casi, ma probabilmente non ancora sufficiente per il passaggio nella fascia di rischio intermedia. Secondo l'ultimo bollettino della Protezione Civile Nazionale sono 16.232 i nuovi positivi al Covid a fronte di 364.804 tamponi processati. Sono 360 invece le vittime nelle ultime 24 ore. Prosegue il calo sulla pressione ospedaliera, scendono sia le terapie intensive con meno 55 posti letto occupati nel saldo complessivo, sia i ricoveri ordinari con meno 690. Il tasso di positività invece si attesta al 4,4%. In Campania invece sono 1.912 i nuovi positivi, di cui 559 persone sintomatiche. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono stati 20.078, di cui 6.912 antigenici. I deceduti 26, di cui 22 nelle ultime 48 ore e 4 in precedenza, ma contabilizzati soltanto nel più recente bollettino. 1.753 invece le persone guarite dal Covid. Per quanto riguarda il report di posti letto su base regionale, sono 656 posti di terapia intensiva a disposizione della regione, ne sono occupati 143, sono 3.160 invece quelli di degenza ordinaria tra offerta pubblica e privata, ne sono occupati 1.541. Buone notizie sul fronte vaccini, un auspicio che possa spingere quante più persone possibili poi a proseguire nella campagna vaccinale, perché una dose del vaccino AstraZeneca o Pfizer riduce il rischio di contagio da coronavirus di quasi 2/3. Lo ha rilevato uno studio dell'Università di Oxford in collaborazione con l'Office for National Statistics, che ha analizzato i risultati dei test Covid di oltre 350.000 persone nel Regno Unito tra dicembre ed aprile. I ricercatori hanno infatti scoperto che 21 giorni dopo la somministrazione della prima dose, il tempo necessario al sistema immunitario per reagire, le infezioni da Covid-19 sono diminuite del 65%. Ci spostiamo ora a Torre Annunziata, perché quattro persone ritenute responsabili dell'omicidio del 61enne Maurizio Cerrato, custode del parco archeologico di Pompei, che è stato assassinato nella serata di lunedì proprio a Torre Annunziata, sono state fermate e portate in carcere dai carabinieri del Comando Provinciale di Napoli, che hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, decreto che è stato notificato nel corso della notte scorsa. L'uomo è stato ucciso in un'aggressione che era scattata a seguito di futili motivi legati ad un parcheggio. A Somma Vesuviana il sindaco locale Salvatore Di Sarno ha partecipato alle operazioni di controllo del patrimonio naturalistico del territorio ad opera delle guardie zoofile dell'Associazione Italiana di Sicurezza Ambientale e del Corpo dei Vigili Urbani di Somma Vesuviana, con il servizio di igiene urbana nella giornata mondiale della terra. Sul punto andiamo ad ascoltare proprio le parole del primo cittadino e anche di Carmine Esposito, coordinatore provinciale del nucleo operative Guardie Rurali. È un
momento importante per il mondo, ricordare il pianeta Terra per la sua bellezza, per la sua unicità. Io ringrazio i volontari presenti qui oggi che ci mettono l'anima e tanta passione, perché sono innamorati di quello che stanno facendo, cioè la tutela del nostro patrimonio faunistico, il nostro patrimonio ambientale. C'è un problema però. Noi adesso ci troviamo in una delle strade, diciamo, secondarie della nostra città. Questa strada è stata da poco pulita da parte di Igiene Urbana, con l'ausilio anche delle guardie zoofile dell'AISA, che sono qui presenti. Adesso è di nuovo sporca. E questo è il dramma che noi ci troviamo a combattere tutti i giorni. Ci sono delle persone che non amano prima di tutto sicuramente se stessi, ma poi non amano il patrimonio unico che ci hanno lasciato, ed è il patrimonio del pianeta Terra. Io faccio un appello a questi signori che vanno a scaricare pneumatici, che vanno a scaricare l'immondizia. Noi abbiamo un servizio per la differenziata che è arrivato al 71-72%, e questo è un fatto importante, significa che i nostri concittadini ci seguono il lavoro che stiamo facendo come amministrazione, ma ci sono purtroppo, ahimè, degli sporcaccioni che non vogliono bene, che buttano tutto l'immondizia dove si trovano. Forse lo fanno anche a casa loro, sarà così che vivono nell'immondizia, e questo è un dramma per loro. Però purtroppo ricade anche sulla nostra città, ricade sulle casse comunali, perché ci sono dei costi in più per la differenziata. È tutto un cane che si morde la coda. Noi abbiamo implementato con 24 telecamere sul nostro territorio, che fanno, oltre a un controllo per la sicurezza del cittadino, abbiamo installato in alcune zone periferiche queste telecamere, e lì non c'è più immondizia, però trovano i nostri cari sporcaccioni, trovano il modo di farlo in altri luoghi della grande periferia di Somma Vesuviana. Voglio dare una buona notizia: a breve saremo pronti per implementare almeno con altre 30 telecamere sul nostro territorio. Questo non è una promessa, ma daremo anche dimostrazione saranno ben visibili le telecamere, sarà ben visibile un controllo ancora più pregnante sul territorio da parte delle guardie zoofile, delle guardie ambientali, dell'AISA e di tutti i cittadini che vogliono bene al pianeta Terra. Questo è il nostro impegno. Abbiamo trovato ancora, dopo 2 mesi di segnalazione effettuata, dei residui di amianto, delle buste contenenti dei plafond di amianto. Una situazione comunque con rifiuti lasciati dalle persone, è una situazione purtroppo pregressa. Il discorso è che se il cittadino non acquisisce un minimo di senso civico, purtroppo non potremmo noi sopperire alla grande. Grazie. A Caserta, nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Terra di Lavoro. Nel report di giovedì 22 aprile sono 244 i nuovi positivi al Covid, cui si aggiungono 250 guariti e 4 deceduti. I test processati sono stati 3.042, per un tasso di incidenza in discesa di un punto percentuale, si attesta all'8,02%. Nel saldo complessivo, lieve discesa di 10 positivi su tutto il territorio. Per quanto riguarda le singole città, Caserta scende sotto quota 500, fa registrare 495 casi attivi, c'è poi Marcianise con 449 e Maddaloni con 366. Restiamo proprio a Caserta, perché il sindaco Carlo Marino ha commentato quella che è l'approvazione in consiglio comunale della delibera proposta dall'assessore alle attività produttive Emiliano Casale sul regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione. Ha detto con l'ok unanime del Consiglio è stato approvato tutta una serie di regolamenti che possono sicuramente aiutare la città con le attività di aggiornamento e ammodernamento. Si è espresso anche l'assessore Casale, ha detto queste procedure più chiare e veloci per l'occupazione del suolo pubblico garantiranno sicuramente delle migliorie per tutta
la cittadinanza, in particolar modo per quanto riguarda Corso Trieste. Intendiamo supportare le attività commerciali che avranno modo così di poter sviluppare i propri spazi esterni con arredi leggeri in modo armonico e ordinato. Inoltre sono state notificate le occupazioni di piazze cittadine e garantito nuovi spazi anche alle attività artigianali. Ha proseguito l'assessore, per quanto riguarda gli impianti pubblicitari, sono stati aggiornati strumenti ormai vecchi di 20 anni e che non rispondevano più alle esigenze attuali, dunque con impianti digitali di ultima generazione come video wall, paline e pensiline moderne alle fermate dei mezzi pubblici, oltre anche alle coperture pubblicitarie dei ponteggi per lavori edili e delle facciate. Infine, soprattutto, si elimina l'arredo urbano pubblicitario caotico che si è accumulato negli anni, andando a garantire ovunque il transito di pedoni e persone disabili. In mattinata, presso Sessaurunca, Mondragone, Pietramelara, Cassino e San Calvo, in provincia di Chieti, i carabinieri di Sessaurunca hanno arrestato 17 persone, 14 con la custodia cautelare in carcere e 3 invece agli arresti domiciliari. I provvedimenti nascono da un'articolata attività di indagine partita dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, affidata proprio ai carabinieri della compagnia di Sessaurunca, avviata nel maggio 18 e conclusa nel novembre 19, con investigazioni che hanno consentito di individuare un gruppo di persone operanti nelle province di Caserta, Frosinone e Chieti, responsabili di intense e durature attività di spaccio. Dagli accertamenti svolti emergeva che alcuni degli indagati acquistavano all'ingrosso ingenti quantitativi di cocaina ed eroina e successivamente intessevano rapporti con altri spacciatori responsabili delle piazze di spaccio nelle medesime province, provvedendo non solo al trasporto ma anche alla vendita. Le attività hanno consentito di accertare oltre 200 episodi di spaccio, andando ad identificare molti assuntori e arrestando 3 spacciatori locali, deferendone altre 8. Venivano inoltre rinvenuti e sequestrati 30.000 euro in contanti e 5 kg tra cocaina ed eroina, sottraendo alla disponibilità dei pusher migliaia di dosi che erano pronte ad essere immesse sul mercato. Chiudiamo con il calcio. Il Napoli batte la Lazio nel posticipo di giovedì sera e raggiunge in maniera sempre più concreta la prossima qualificazione alla Champions League con una doppietta d'autore di Insigne, una conclusione volante di Mertens che ha raggiunto Wojak a quota 102 gol in Serie A, un diagonale di Politano, infine Osimhen. Il 5-2 con le reti dei laziali siglate da Immobile e Milinkovic-Savic, la partita che si è sbloccata subito con 2 gol in 12 minuti, prima calcio di rigore di Insigne, poi è arrivato il raddoppio di Politano. La difficoltà della Lazio si è scrollata di dosso poi con il palo colpito da Correa, ma il Napoli è stato bravo a reggere molto bene la situazione, ha sfruttato le ripartenze, è arrivato poi all'inizio della ripresa un capolavoro di Insigne, poi il 4-0, il poker servito da Mertens. I biancocelesti hanno riaccorciato prima con Immobile, poi con un calcio di punizione di Milinkovic-Savic. Infine a concludere il gol del 5-2 definitivo è stato il nigeriano Victor Osimhen, con il Napoli dunque che ha tutte le carte in regola per poter ottenere appunto la qualificazione alla prossima Champions League. Con il calcio chiudiamo questa edizione del telegiornale, vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguo di giornata, arrivederci.